Buonasera a tutti. E benvenuti al film di chiusura del 36esimo Torino Film Festival, film del quale naturalmente siamo molto orgogliosi, molto contenti che abbia scelto Torino Film Festival per la sua anteprima. Allora, quello che state per vedere è un film molto bello, molto commovente per tutti, non credo solo per me che, come vedo agli end sullo schermo, comincio a piangere, ma per tutti, è molto giusto. È un film che ci racconta la storia senza dimenticare che quella storia è anche la nostra, cioè ci collega alla nostra storia. Non voglio dirvi quasi niente di più, perché vorrei far parlare l'autore del film, che tutti conoscete benissimo, Nanni Moretti. Grazie, buonasera. Grazie di essere qui. Se mi dilungo troppo, cominciate a fischiare. Vi dico come è cominciata l'idea di questo film. Un anno e mezzo fa ero a Santiago, in Cile, per una conferenza, e l'allora ambasciatore italiano in Cile, Marco Ricci, che è qui presente stasera e che saluto, mi raccontò una bella storia italiana di cui andare fieri. Io, quando avevo 20 anni, avevo esattamente 20 anni, nel settembre del 73, insomma, naturalmente seguivo molto le vicende del Cile. E quindi quella storia l'avevo sentita, però me l'ero dimenticata. Ecco, nel settembre del 73, quando ci fu il colpo di Stato dei militari, l'allora ambasciatore italiano non era in Cile, era in Italia perché stava morendo suo figlio. E quindi due giovani diplomatici, trentenni, che sono intervistati nel mio film, Piero De Masi e Roberto Toscano, il numero 2 e il numero 3 dell'ambasciata, così si trovarono a gestire la situazione. E poi, vedendo il film, capirete di cosa sto parlando. Ecco, e quindi sono tornato in Italia e così questa... La voglia di fare questo film non è diminuita, e allora ho cominciato le prime interviste. La primissima, ecco, forse il film è cominciato perché Roberto Toscano, un diplomatico che appunto allora aveva 30 anni in Cile, che vive in Spagna, era di passaggio a Roma. Allora io l'ho intervistato e da lì poi ho intervistato un'altra persona e poi un'altra, e poi ho chiesto di cileni, insomma, che vivono in Italia, e li ho intervistati, e poi ho deciso di andare a girare in Cile. Il film è coprodotto da due produttori che sono in sala, Gabriela Sandoval e Carlos Núñez, e anche da Jean Labbadie, il mio coproduttore francese, e da Rai Cinema. Sono andato in Cile e ho cominciato a intervistare persone che erano state alcune settimane, alcuni mesi, molti mesi nell'ambasciata italiana. Poi avevano ricevuto il lasciapassare e sono partiti per l'Italia. Però mi ero fissato, e infatti
lo ricordavo sempre alla mia aiuto regista Loredana Conte, che anche lei è qui in sala e saluto, mi ero fissato che volevo intervistare anche i cattivi, i malos, ecco, e quindi chiedevo in continuazione in quei giorni, mentre ma c'erano un sacco di persone fuori che volevano entrare, ci sono un sacco di posti liberi, perché non fate entrare quelli che stanno in strada? No, perché avete detto che era tutto esaurito. Avete detto che era tutto esaurito, ci sono decine e decine di posti liberi. Bah, vabbè, quando io ero direttore queste cose non succedevano. Allora, mi ero fissato e quindi dicevo ai miei amici cileni, a Carlos, a Gabriela, a Carolina Beltrán, dico: riusciamo a entrare nel carcere di Punta Peuco, perché c'è un carcere un po' per privilegiati, ecco, in Cile, dove sono appunto rinchiusi alcuni, pochissimi, militari che sono stati condannati. E poi per fortuna siamo riusciti ad avere il permesso e ho fatto questa intervista in carcere. Ecco, ho girato tra le interviste fatte in Italia e le interviste fatte in Cile circa 40 ore. E un anno fa ho cominciato a selezionare il materiale con l'assistente al montaggio Fabrizio Franzini, che è qui in sala e che saluto, e queste 40 ore sono diventate 12 ore. Aspettavo il mio montatore, che nel frattempo stava finendo un altro lavoro, e poi ho cominciato a lavorare con lui. Queste 12 ore sono diventate 6, poi 4, poi 3, poi 2, però c'era un po' qualcosa di troppo, c'erano dei più, ecco, il 90, il ritorno della democrazia, poi Pinochet a Londra, arrestato, i conti all'estero di Pinochet, il Cile oggi, i giovani cileni oggi quanto sono interessati a sapere della dittatura. Erano dei capitoletti in più. Clelio Benevento, il montatore, mi sono dimenticato di citarlo, e che anche lui è qui, e quindi insomma mi sono accorto che questi capitoletti erano in più. Io volevo finire questo film in Italia, ecco, non volevo parlare poi degli anni 90 e poi della morte di Pinochet, eccetera. Volevo che il film finisse con le persone che raccontano dell'Italia di quegli anni, degli anni 70. Ecco. Questa è una storia italiana di cui andare orgogliosi, e una storia di accoglienza. E mi piace raccontarla oggi, quando un grande pezzo della nostra società italiana sta andando un po' in direzione opposta all'accoglienza, alla solidarietà. Ecco. E poi volevo ricordare anche, insomma, e ringraziarla, che è qui in sala anche lei, che lavora con me da 32 anni, Anna Maria Cocchioni, molti di voi la conoscono. Ecco. E insomma, vedrete, ora non voglio rovinarvi la visione, però vedrete che per molte delle persone intervistate questa, 45 anni dopo, è ancora una ferita aperta. Ecco, io volevo arrivare alla semplicità, ecco, raccontare questa storia in maniera essenziale e semplice. Penso che la semplicità sia un punto d'arrivo, bisogna lavorare per arrivare alla semplicità. E ho preferito c'erano molte analogie allora tra
tra il Cile e l'Italia. In tutti e due i paesi c'era la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Comunista, i radicali, i cattolici di sinistra, consigli di fabbrica, sinistra socialista, sinistra extraparlamentare, eccetera. E quindi, insomma, l'Italia ha vissuto con molta partecipazione gli anni di Allende, dal 70 al 73, di Unità Popolare, e poi con altrettanta partecipazione questa brusca interruzione di questo esperimento di Allende, che è stato troncato con violenza dai militari. Ecco, io ho preferito non farmi aiutare nelle interviste e non intervistare nemmeno studiosi, esperti, storici. Io ho voluto intervistare solo persone che in quel settembre del 73 hanno vissuto quell'esperienza. Alcuni avevano 30 anni, altri 20, altri, una signora lo ricorda, avevano 7 anni, però ho preferito che a parlare fossero loro, con la loro umanità e le loro emozioni. Rai Cinema l'ho citata, mi sa di sì. Grazie e buona serata. Grazie Nanni, grazie per il film, grazie per le bellissime parole di presentazione. Vi ricordo che il film esce il 6 dicembre, distribuito da Academy 2. Vi auguro buon divertimento e sottolineo che le persone che erano fuori le abbiamo fatte entrare. Grazie e buon divertimento.